Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Marini, l'assessore che il sindaco Contardo, la possibilità di costruire questi modelli, quindi di confrontarmi anche in piccola parte con gli artisti del 17 e 19 secolo, perché parliamo di artisti, non soltanto di creatori di macchine di Santa Rosa. E chiaramente il presidente del servizio Massimo Magherini, che ha fatto Santa Rossi, ospiteranno queste macchine sodalizio, quindi amplieranno, diciamo, la collezione di modellini che potranno essere osservati dai visitatori e in modalità di che sono curioso. È stato un lavoro lungo, diciamo, era un anno fa quando sono stato incaricato di questo lavoro, quindi un anno di lavoro. Mancano ancora due modelli e due pozzetti. Il primo del 1690, quindi il primo baldacchino che era alto poco più di 2 metri, 1 metro e mezzo, e l'altro invece già parliamo della metà dell'800, quindi una macchina già per misure era già dei 13-14 metri. Le macchine sono messe, diciamo, un pochino in scala per far vedere, diciamo, come si parte la macchina in fondo a destra, che sono appena 13 metri d'altezza, quindi sembra quasi un'evoluzione di una mini macchina, diciamo, di Santa Rosa, fino all'ultima, che è la più recente di quello commissionato, che era alta circa 18 metri, forse quella che nella storia ha avuto veramente una storia un pochino più travagliata, quindi dalla guerra, la seconda guerra mondiale, partita dalla terza contro la guerra, insomma, in alcune diverse. E tutte costruite in legno, balsa e stampo in gesso, e poi tutte decorate interamente a mano, quindi le finti marmi, stucchi, gesso, tutto fatto interamente a mano. È stata una bella esperienza perché da devoto di Santa Rosa, appassionato, confrontarmi con certi artisti non è stato semplice, perché noi siamo basati sui progetti bidimensionali e tramite qualche fotografia di qualche fortunato collezionista che aveva anche le altre facce delle macchine, abbiamo realizzato i dipinti di tutte e quattro i lati, perché sui progetti chiaramente non si sono soltanto il frontale. E niente, è stato interessante questo perché ogni lato rappresenta una figura diversa, quindi la nave Santa Rosa, la di Santa Rosa, e erano veramente realizzati egregiamente, diciamo, ecco perché parlo non soltanto di costruttori di lavori, ma di veri e propri maestri e artisti, che la maggior parte della volta erano soltanto dei contrari come i datori, come i famosissimi bambini, ecco, non vanno a ricordare soltanto un costruttore, visto che bellissimi di olio che insomma quali prendibili a qualsiasi pittore moderno. Quindi ringrazio tutti per questa possibilità e poi ecco, le ultime due macchine in tutto il tempo erano consegnate. Grazie.